Allora, siamo in compagnia dell'MVP di Biella. Solitamente quando si perde magari male, però avete perso bene, poi alla fine siete rientrati. Intanto complimenti a te Laganà, nella terra di papà hai fatto una prestazione straordinaria. La tua impressione sulla gara e anche su Barcellona, il Palalberti e quella di oggi, la partita di oggi? Ah, innanzitutto sempre un bel ricordo di Barcellona, perché quando giocava papà io ero piccolino, mi ricordo ancora, ho qualche flash diciamo di quei tempi, quindi è sempre un piacere tornare qui. Loro sono una squadra fortissima, con gran talento. Noi purtroppo siamo partiti un po' soft nel primo tempo, abbiamo preso 20 punti di svantaggio, poi all'intervallo il coach ci ha un po' spronato, siamo un po' rientrati, però alla fine loro, il talento loro ha prevalso. Sei la squadra sorpresa del campionato, non perché vi manca talento, vi manca bravura, però per quelle che erano le attese della stagione, ora il vostro campionato, nonostante questa sconfitta che comunque ci può stare contro una squadra di questo valore, sarà solo uno sprone a far sempre meglio. Assolutamente sì, siamo una squadra abbastanza giovane con tanti ragazzi 19-20 anni, quindi ci stanno alcuni blackout anche durante la partita. Noi continuiamo a lavorare, lavoriamo bene durante tutta la settimana, quindi dobbiamo continuare su questa strada. Perdere qui ci sta, perderanno tantissime squadre qui. Barcellona fino adesso è stata la squadra più forte che abbiamo incontrato, secondo me. Speriamo di poter vincere sin dalla prossima partita. E detti lavori dicono che Laganà è un talento che magari ha da coltivare le tue ambizioni, parte oggi con Biella, quelle che sono le tue ambizioni per il futuro? Ah, le mie ambizioni sono di far bene in questo campionato con Biella, poi per il futuro quello che verrà, quello che sarà, sarà. Per adesso sono contento di essere qui, sono contento di avere la possibilità di giocare e dimostrare quello che posso fare e poi vedremo. In bocca al lupo alla Laganà e complimenti ancora per la prestazione. Grazie.